Bene. Io sono entusiasta, commosso, devo ringraziare vivamente questo gruppo che un'ora, ma quante ore ci sono volute per preparare questa rappresentazione? Padre Carmelo diceva verso luglio, la fine di luglio, conobbe per sentito dire la venerabile, poi dovette leggere i libri, fare il copione, gli abiti, le musiche, le luci. Noi è da 14 anni che celebriamo con particolare attenzione le ricorrenze di Madre Crocifissa. In questi 14 anni abbiamo avuto tante iniziative, abbiamo ascoltato tanti discorsi di vescovi, di cardinali, di abati. Io devo dire con molta semplicità stasera che quella di stasera è la predica più bella. Mi resta un rammarico e coltivo una speranza. Il rammarico è che questo spettacolo meritava una platea molto più vasta. Molto più vasta. La speranza è che, siccome noi a maggio celebriamo, come vi dicevo all'inizio, il giorno della nascita, il 29 maggio, a maggio avremo la Madonna del Castello, noi possiamo, se possibile, concertare verso il 24 e il 25 maggio, o mentre c'è la Madonna del Castello qua, perché allora avremo un pellegrinaggio, una folla di gente, che credo sia opportuno che conosca in questo modo. È stato sempre detto che le immagini sono la scorciatoia dell'insegnamento, nel senso che uno può dire tante cose, le dice anche belle qualche volta, se le sa dire, ma le immagini subito trascinano, si imprimono e restano nel cuore. Queste di stasera sono immagini che restano nel cuore. Ed è stato bellissimo anche la fine, perché vedere un morto è sempre un po' triste, ma vedere l'anima che si libra verso i prati dell'eternità e della gioia, io devo ringraziare il vostro padre Carmelo. L'ho conosciuto verso le 5 quando sono arrivato, non sapevo di questa. Loro sono arrivati, pensate, all'una oggi, quindi dall'una a preparare, a stare fuori, a mangiare probabilmente un panino o a non mangiare niente. E sono venuti da Delia, non è lontano, ma insomma tre quarti d'ora con la strada brutta che c'è tra Camastra e Palma ci vogliono. E quindi immaginate che questi sono fuori da mezzogiorno per offrirci con gioia, con gioia questo spettacolo che, ripeto, ci ha fatto gioire, credo, e ci ha fatto entusiasmare. E noi invocheremo anche per loro la venerabile. All'inizio padre Carmelo diceva non siamo professionisti, ma sotto sotto diceva che lo erano. Perché quando diceva abbiamo girato un po' la Sicilia, se si è solo dilettanti al massimo si arriva a Palma, no? No, da altri parti. Quindi significa, e abbiamo visto con quanta grazia, con quanta semplicità, con quanta padronanza del copione tutte queste persone, giovani, ragazzi, hanno saputo ripresentarci la vita di Madre Crocifissa. 40 anni di monastero in un'ora, ci vuole uno spirito di sintesi straordinario. Sono state belle le musiche e le luci, è stata bella l'attenzione. Noi padre Carmelo invocheremo dalla venerabile che vi dia prosperità, sempre meglio, per il bene della Chiesa, per il bene dei credenti, per il bene vostro, perché anche per voi è una consolazione e una gioia vedere che siete apprezzati, vedere che il vostro lavoro produce frutti di bene. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Venite qua.
Vi voglio svelare una curiosità che ho sentito tra i banchi. Io pensavo che la madre crocifissa fosse unica, invece ce ne sono due di madre crocifissa. Questa è l'altra. Il diavolaccio tentatore, vedi caso, è figlio... Ma è stato bravo, veramente bravo. Ecco, il Signore vi accompagni, ve ne siamo grati e vi ringraziamo. Grazie. Concludiamo con una bella Ave Maria alla Madonna, alla colomba rosata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, e per intercessione della venerabile Suor Maria Crocifissa della Concezione, vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace e auguri. Vecchi abbandonati, non c'è chi li ami e tu non attendere più. Non trovare scuse, l'amore non è età. Tutti abbiamo un cuore e mani da donare. Se alle braccia tese doni una speranza, fine, un giorno avrai per te, ma tu non attendere più. Il povero non può più aspettare, l'amore è veloce, scende dal cielo, gira la terra, dona gioia al cuore, stringe la mano, allevia il dolore, apre le porte a tutte le ore. Doni materiali, doti naturali, quelli che hai nel cuore dona piene mani. Il povero sorride, il povero ravvive la vita che hai donato, il cuore sollevato. Non attendere più. Il povero non può più aspettare, l'amore è veloce, dona un sorriso, asciuga il tuo pianto, le lacrime al viso. L'amore è veloce, gioisce di un fiore, tutti unisce in un solo amore. L'amore è veloce, il tuo pianto, le lacrime al viso. L'amore è veloce, gioisce di un fiore, tutti unisci in un solo amore.